anche senza nessuna capacità pittorica, potrai ottenere buoni risultati seguendo le indicazioni di questo video. Infatti, l'unica capacità necessaria è la pazienza, che ovviamente tanto più ti sarà richiesta, quanto meno sei abile. Il disegno. Nell'originale e nella nostra tela si tracciano al centro due linee perpendicolari tra loro. Stabilita la scala, si riportano i punti più importanti per fare il disegno. Se non sei bravo a disegnare, occorre calcolare un numero maggiore di punti. Prima regola. In ordine, prima si dipinge lo sfondo, poi i vestiti, in seguito i capelli, per ultimo il soggetto principale, cioè l'incarnato. Seconda regola. Dipingere sempre su un colore già secco, ottenendo così i seguenti vantaggi. I colori non si mescolano, si evitano strati spessi, si può cancellare un eventuale errore. Terza regola. Dipingere sempre solo strati sottili di colore e pertanto, in caso di grave errore, non cercare di correggerlo, ma piuttosto rimuoverlo con un pennello umido d'acqua ragia. Sono ottime le velature, che sono strati di colore così sottili da essere trasparenti. Quarta regola. Evitare l'uso del nero e del bianco allo stato puro. Un quadro vibra e sembra vivo solo se si usano e o si accostano tra loro i colori complementari. I colori. I colori fondamentali sono solo tre, giallo, blu, rosso, mescolati tra loro fanno il marrone. Il giallo e il blu danno il verde, che è il colore complementare del rosso. Si nota il bell'effetto dei colori complementari verde e rosso. Il giallo e il rosso danno l'arancione, che è il colore complementare del blu. Si noti il bell'effetto dei colori complementari arancione blu. Il blu e il rosso danno il viola, che è il colore complementare del giallo. Si noti il bell'effetto delle ombre violacee e le luci giallastre. In difficoltà crescente abbiamo il paesaggio, la natura morta e il ritratto. Riassunto. Primo. In ordine dipingere lo sfondo, i vestiti, i capelli e ultimo l'incarnato. Secondo, dipingere su colori già ben secchi. Terzo, dipingere sempre in strati sottili o addirittura in velature. Quarto, accostare tra loro i colori complementari, verde e rosso, arancio blu, viola e giallo.